più di 370 metri, vento contro, bomba di Benny, partita a destra. E mi sa che con questa mi sono un po' complicato la vita per fare il birdie. Bella G! Bella B, oggi seconda puntata della sfida, sfidiamo il rat trap, vediamo quante volte dobbiamo rifare una buca per segnare almeno uno dei due un birdie. Io qui tirerei il ferro 2, però forse non è la scelta più giusta per tentare il birdie. Quindi Gigi? faccio una cosa, scegli tu e io tiro. Bravo, stavo per proportelo. Io ho per te il bastone che tira più dritto nella sacca. Hai paura, eh? Gigi, ti do il bastone che tira più dritto tra tutti quelli che hai in sacca in quest'ultimo periodo. Il Niente, ha drive. deciso così. Io ho la prima. Avrei tirato un ferro 2, però vabbè. Questa buca, effettivamente, la tua strategia di base è ferretto 2 dritto per dritto a prendere la pista, come in una buona buca lunga. Per giocare bene le buche lunghe bisogna tirare il primo colpo in pista, ma qui dobbiamo cercare di fare birdie, quindi fuori cannone, tirami una sassata micidiale e via andare. Eccolo, Vai che è niente, GG. dritta, vai che è dritta. Non proprio una sassata, però piccolo fadino. Palla in pista. Benny, il bastone che mi va più dritto nella sacca nell'ultimo periodo. Il driver. Allora, Benny, non voglio dire, perché chiaramente per qualunque cristiano normale sarebbe uno dei colpi più impossibili della storia, ma tu hai questo colpo in canna facile. Palla molto bassa, che scivola dolcemente. Se azzecchi la forza e mi vai altezza dell'asta a sinistra, hai un putt di 7-8 metri. Mi piace come ragioni, ma te la butto ancora più aggressiva. E se anche dovessi prendere il bunker, te la imbuco dal bunker. Stupido io, che effettivamente ragiono con la mia testa, dove io preferisco comunque avere o un cippettino a correre o un putt anche lungo. Invece tu sugli approcci, e ce l'hai già fatto vedere nella prima buca, È uno spoiler questo? no, è vero che magari qualcuno non ha ancora visto la prima buca. nella prima buca, diciamo che hai dato il meglio di te da fuori dal green, Intanto ti mettiamola sparo un così. ferro 5 basso a cercare un baby cut. Sì, non è diciamo un colpo facilissimo, però ripeto, ti ho visto fare colpi. Non è partita. Ah, non ti è decollata. Adesso da lì bisogna imbucare un colpo da quasi 40-50 metri, diventa un po' Sai più cosa? Per ostico. cercare di far partire la palla che girasse a destra, mi sono spaventato dell'albero sulla sinistra, ho frenato al momento dell'impatto e ho detto E sono hai pigro. chiuso il colpo, ma che poi ti bastava tirare dritto per Dritto per dritto. dritto, niente, mi sono fatto ingannare. Certo, Benny, che lasci in mano a me, ma sei tu il birdatore Ma folle. non è vero, va. Allora, va bene, 153 col vento un pelo contro, ferro 8 a mana sopra il bunker, incattivito con la vita. Perché guarda che Vediamo cosa l'asta è succede. veramente rognosa. È Sì. quella lunga a destra dietro il bunker di destra, perfetta per chi arriva in fade alto come il tuo. Guardalo lì. Fade e fade, Ah, alta è partita solo appena troppo a destra. Vola! e alta. Dai, dai. Oltre il bunker c'è arrivata. Secondo me è Non sopra so là. se è green o è pizzo green lì a destra, però secondo me tra il lusco e il brusco un colpetto a cercare di imbucarla si può ancora fare. Ecco, dai, bravo. Vabbè, B. 64 metri, 20 cielo contro. 64, quindi il 60 più 4. Esatto, quindi ti tiro un 60 gradi e rimango 4 metri corto, E guarda. no, devi tirarmelo 5 metri lunghi con 1 metro di backspin, per favore. Mi piace. Carina, Attenzione. carina. Oh, dritta è dritta, eh. Dritta, dritta. Ho spaventato dei merli. Troppo lungo, non ha fatto i 4 metri di Però anche tu, dai, senti. spin. Ma che cosa ti porto in giro a fare? Ma lascia perdere. B, vorrei tanto essere capace di fare quello che fai tu, cioè il colpo girando il bastone da mancino, ma io la manco. E poi qua dobbiamo buttarla anche dentro, quindi la palla deve Esatto, non è che partire. devi solo. Allora, il bunker avevi volato Sì, beh, di tanto direi. di una spanna, in quella spanna lì ti devi mettere coi piedi. Allora, è più di un chip putt. Ok.
Aiuto, scivolo! Obiettivo 1, sopravvivere. Obiettivo 2, voglio imbucare, cacchio. Prendila, prendila! No! No! Ma bello! No, però... Però, nice try, ma come direbbero quelli fighi. Tanta roba! E a sto punto, Gigi, ti dico una cosa bella di questa sfida? Non dobbiamo neanche metterci sotto pressione per provare a imbucare il par per il par. Cioè, il par ci fa schifo. Torniamo sul T. B. Toto scommesse di sto giro. In qua, quanto... nella seconda buca del rat trap, che è par 4 non lunghissimo, penso, comincia a essere abbastanza da bomber. Asta abbiamo visto in fondo a destra. Vento contro. Secondo me questa è la più difficile. E io ti dico solo che nella formula eclettica di un anno alle rovedine, io sono riuscito a tenere il bogey in questa buca. E io ricordo che ho vinto forse una o più edizioni con cui parlo. Senza mai aver fatto birdie in tutto l'anno. Probabilmente staremo qua fino a dopodomani. Sì, prepariamoci. Allora, adesso però, mentre nell'eclettica tu giochi praticamente le tue gare e il computerone ti conta ogni volta che fai il miglior risultato per buca, ma è inserito in una gara dove tu comunque devi fare il risultato, quindi non tiri al birdie apposta. Qui secondo me un pochino di differenza c'è e quindi io ti dico che secondo me però almeno 4-5 volte lo dobbiamo rifare, quindi prepariamoci. Comoda. Pratichiamo. Ci sta. Il vento si sta girando verso destra. Oggi c'è veramente, per la pianura padana c'è veramente un bel po' di vento che non facilita. Benny mi ha tirato una quasi fotocopia della palla di prima. No. È partita più dritta. Questa è partita più dritta, ma ha preso il vento che andava di là ed è finita praticamente nello stesso posto. Bravo, visto che era un bel posto. Benny, bene ma non benissimo. Gigi, pensaci tu. Va bene, mi hai convinto, drive, adesso c'è sfida nella sfida per me. Voglio vedere quante volte, visto che questa mi sa che la ripeteremo più spesso, riuscirò a prendere la pista con il drive. Vai, per adesso sono al 100%, vediamo. Considerando che avrai almeno 10 tentativi, visto che sarà il numero più o meno che ci metteremo a far birdie. Guardate, il basso ti va più dritto della sacca, guardalo. Pam, dritto per dritto un'altra volta. tieni, appena fade, ma pista, Benny, pista! Vai! Benny, aspetta un secondo perché da questa inquadratura non si capisce quanto sei in discesa, sei così. Vediamo se si capisce meglio, sei sul cucuzzolo di un montarozzo, e... con la palla in discesa, col bunker davanti, facile, no? Stessa situazione di prima, anzi... Forse peggio, ma va bene. Sì, insomma, diciamo non troppo meglio. Rasoiata giù per non di là. Non tanto meglio. Sai che il colpo da fare in realtà è esattamente lo stesso? Devi fare un colpo basso. Guarda, che gira a destra, sinistra, destra. Partita dritta, secca verso l'asta, poi si è aperta. E arrotolato, sei bordo bunker a destra. Bordo bunker a destra. Diciamo questo per il birdie colpo... Z meno meno. Questo colpo andava male sia per il birdie che per il par. Bene. Quello che mi piace è che facendolo un filo meno a vena chiusa rimane nella zona accuratamente rasata del percorso. Queste robe curiose. Ah, strano. Spiegami, Gigi. Pancettino con l'otto. No, ma spiegami come si sta in fairway, che ma io non... Sai che è un posto nuovo, bello, mi viene quasi da togliere le scarpe e sentire l'erbetta fresca sotto, sotto i piedi, perché non mi capita spesso. Pancettino con l'otto, sì, non un colpo pieno, in controllo, la voglio vedere partire proprio, voglio un ago, alla Benny, voglio un ago alla Benny. Ma io gioco in draw. Ah, feidone mondiale. Ma era anche un toppino. Mi Benny, sa bunker. Sai che non so se sono nel bunker o nella posizione di prima. Più o meno. Bene, ma non benissimo. Mi sa che ci siamo per un repeat. Altro giro? Benny, me lo puoi dire. Puoi dirmi quello che stai pensando, perché lo sto pensando anch'io. Ma rendi partecipe tutti. Perché quando c'è una situazione complicata ci andiamo a inventare delle colpi cose ancora più complicati? Quando basterebbe tirare
ma stava a tirare un cacchio di ferro per aria e più o meno butta. Mettiamola lì, no, vediamo. Ma mettila in green e poi comincia a pattare. Se quanto meno. No, siamo riusciti, se non sbaglio. No, tu sei appena prima del bunker, io sono in bunker. 28. 28? Sono una curiosità mia. Ok, 28. Beh, giusto. Hai pochissimo spazio tra l'astra e il bunker. Cosa mi prendi? Flop col 56? Flop, provo il 60. Ah, 60. Guarda cosa succede qua. Se mi metto in posizione, ho un piede dentro al tombino. Qua. Però... Poi, in teoria è... sarebbe una situazione dove si può droppare la palla per ostruzione, sì, inamovibile. Però... Ma... Ah, ecco, infatti. Il lay della palla così... bella cicciotta messa su, se vado a droppare la palla qua probabilmente non mi capita, quindi sì, pago un po' in comodità dei piedi per avere la palla messa bene. Totalmente d'accordo. Adesso, anch'io non l'avrei toccata. Vediamo se alla si sfrutta. Fine, in questi colpi quello che cambia tantissimo il risultato è il lie, cioè come è messa la palla per terra. Palla perfetta, vola, rotola, Benny, allora, colpo, è un colpo di una bellezza. Colpo molto bello, ma non serve a niente. Perché solo dentro. Birdie. Benny, ma tu intanto gran palla, eh? Complimenti. Sì, ma vale quanto fare doppio bogey. Par dato, peccato che non serve a niente. E, il problema è che io sono... Allora, ieri sera e anche un po' stamattina è piovuto, i bunker sono ancora un po' allagati, come si vede lì a sinistra. E tu hai la palla proprio a metà strada tra il rastrellato, allora, e il duro. Allora, piccolo, ma faccio veloce, giuro. Allora, tecnicamente qui ci starebbe pestone, la butto in green senza paura e poi vado a pattare se fossi in una gara dove non devo fare birdie per forza, quindi imbucare da qua. Nel caso specifico quindi cerco di fare proprio un flop shot bello grasso, perché la palla voglio che rotoli, quindi deve saltare appena appena e poi ruzzicare. Non è proprio il mio, quindi vediamo. Ma allora, però se devo provare, provo l'assurdo. Scusa, tanto ormai questa è andata così. Luigi, ma sul bello grasso è brutto. Avessi detto brutto grasso era me, però allora ci sono. Allora, bello basso, bello, brutto e grasso. Basso, brutto e grasso. Inizio a urlare fuori per il car sullo sfondo. Molto bene. Che colpo, Gigi. È uscita un po' più pulita di quanto pensassi. Risultato, abbiamo messo due palle praticamente date per il par, ma serve a qualcosa? Assolutamente no, si torna sul tee. Back to the tee. Gigi, ma io che stavo giocando una palla marchiata Valutec, good for wood, vuol dire che vabbè, va bene per i boschi. O per i legni, dipende. Ah, per i legni, allora ti tiro una drivata a fion di centropista. Dai, Benny. Allora, adesso che abbiamo capito che giocare colpi così un po' champagne per la serie vogliamo fare i fighi, ci è riuscito nella mega sfida delle tre buche giocate con colpi speciali, però direi che se giochiamo dei anche colpi no, più standard, più stock, forse abbiamo un po' più di probabilità. Aia! No, druettino, no, guarda che questa, te la dico, è perfetta. Ah beh, certo, asta a destra, hai ragione. Asta gancio a sinistra, basta che non ho piante davanti e almeno mi sono liberato l'asta. Sì, però continua ad andare nel wood. Questa è la scusa, ma sembra schifezza. Allora, intanto ovunque finisca sta palla non tiro più il ferrotto. Già due volte manco il green, non me frega niente, tiro il 7 o il 9 a bomba. Cioè, o la manchi. E attenzione, 100% di piste di fairway presi con le driver e sotto col terzo. Adesso c'è pressione, eh? C'è pressione nella sfida, nella sfida. E invece... E siamo a 110 e qui giochi il ferro 9. No, il pitch. Questo gioco il pitch, mi è partita una bomba astrale. Mi piace, ci sta. B, hai preso decisamente gli alberi. Io la cercavo dove pensavo fosse andata senza prendere gli alberi. Sì, invece li ho presi in pieno, me l'ha sparata a sinistra e sono qui a 190 metri dal green, però... Ok. Boh, sai che l'angolo non è neanche male? Insomma, sì, diciamo che è tirabile.
poi che sia bello o però facile. Per cioè, fare Berdi non è il massimo. Ferro ma... 4? Ferro 4. Ferro 4 a tutta? Sì. Allora, lo spazio per farla partire c'è. C'è solo da prenderla bene e sperare. Ah, appena a sinistra, apriti. Volevo con un po' di fade, ma non mi fade. È andata dritta, ha volato il bunker di sinistra. Sì. Sai che forse hai uno dei putt più lunghi della storia o un approccio a correre decisamente non proprio vicino vicino. Però meglio delle altre due volte. Comunque la vera sfida io con me stesso non me la dovevo fare sui fairway presi, ma sulle aste prese, sui green presi, che magari poi tiro un cavolo di putt. Comunque, centropista, perfetto. Ferrettino 9 per stare un po' sotto la... il vento. No, aspetta, abbiamo detto che non dobbiamo fare colpi strani, quindi io tirerò a ferro novata dritto per dritto all'asta. Ma sì, e via. E invece no, io te la tiro appena a sinistra e oh, mi gioco il mio fade. Il tuo fade, esatto, così mi sento bello tranquillo. Pugno appena appena l'asta corto del tuo colpo, questa qua appena appena impugnato corto. Yes. Colpo perfetto. Yes. Colpo perfetto. Dai, apriti. Ottima chance. Allora, un putt per il birdie ce l'abbiamo. Adesso sta a imbucarlo. B? G? Come me la giochi? Oh, guarda, questo è un colpo che in teoria non è neanche difficilissimo. C'è solo quella salitella lì davanti che è esattamente dove deve cadere la palla. Sì, c'è un dossetto, un quindi montarozzino che taglia in due il green. La faccio scivolare un po' sul montarozzo. Lo salta, corre, mamma mia, hai fatto una sbordata, però era anche una bordata. Volevo farla cadere prima del montarozzo, ma è caduta sul montarozzo. Ciao. Ed è scivolata. Oh, dai G, che la chance. Sì, allora, dato che siamo in coppia, aiutami a leggere la linea che io non sono capace. Salita e salita, è che qui è una specie di mezza conca. È da dritta? Sì, praticamente. Io andrei un drittone. Tanto drittone. La salita aiuta a non farla girare troppo. Puoi attaccare un po'. Devo attaccare, perché sennò chance del birdie. No, Benny, gli ho dato un po' di manatina. Non ero tanto convinto della pendenzina. E allora? Repeat. B, abbiamo bisogno di un tuo fairway finder e di uno dei tuoi colpi all'asta, di quelli per cui sei famoso in tutto il mondo del web italiano golfistico, B2G almeno. Cosa stai dicendo? Fairway finder. Oh, bastava chiedertelo, vedi? Ma vedi, è solo questione di... Dritto per dritto. Ero deconcentrato. Sfida nella sfida, 100%. E qual è il problema di questa sfida? Che non puoi mai andare oltre il 100. Ah, torna! Eccolo! Ah, rimasta a destra. Questo non torna mai. No. Secondo me comunque è giocabilissima. Questa è dove è andata la tua prima, più o meno. Forse un po' più forte. Magari se ho fortuna vedo il green. A sto giro mi sa che ci pensi tu. Ce l'ho. Dai. Fairway finder. Adesso ci vuole il tuo... asta finder. Ago in asta. E poi è praticamente fatto. Oh, questo era il colpetto che volevo fare prima quando ti ho detto... Perfetta. Il colpetto alla Benny dritto per dritto. Bravo, B. Perfetta. Oh. E in più, se non sbaglio, è esattamente dove hai pattato tu prima. B, non è proprio un colpo che ho nel repertorio. Devo farla partire bassa, però sinistra-destra. Beh, dai. È più il bassa, anche perché con l'asta di dietro al bunker... Però tu sei... con la palla bassa... Tu sei lì, eh. Devo darti man forte, deve esserci grande un altro colpo dal green. Dammi sostegno. Oh. Vai,
Vai. Che bello. Ha toccato appena appena quello là, ma frega poco. Ma no, ma altezza asta, un po' a sinistra, ma altezza asta. Ma tanta roba. Due putt per il birdie. Cosa hai detto, Gigi? Adesso ti tiro una cavolo di ciuffa da tre qua, come a basket, da centrocampo. Dai, cavolo. Qui basta veramente farlo scorrere. Qui la linea la vedo. Sai che in quello di prima facevo più fatica? Qui è chiaro dove devo tirarla. Devo soltanto azzeccare la partenza e dargli la forza giusta. Però vabbè, dici poco. Sì, però la vedo. Però almeno c'è, esatto. Vai, vai. No, è scesa appena appena. Quanto è scesa alla fine. Però vedi, almeno l'avevo visualizzata. Io quando non la visualizzo, finita, finita. No, vabbè, no. Niente. Non serve a niente come al solito. A te. Benny, dentro o fuori? Guarda, te la lascio lì l'asta. Dai. Fammi sto birdie no. Quarta volta che rifacciamo la buca, quindi 8 tentativi. No, basta. Mannaggia. Ma l'hai vista quella di prima? È praticamente uguale al mio putt di prima. Che l'ho tirato un po' con una manata, ma poi girava a sinistra. Di nuovo sul tee. Benny, io ti dico soltanto che sto cominciando a pensare a cabale e gesti scaramantici. Quante ore di luce abbiamo? Esatto. Allora, questa è una buca che storicamente ci ha sempre dato un po' noia, ed è uno dei motivi per cui è nel rat trap. Però, attenzione, mi parte un altro fairway finder. Devo rifare il colpo di prima, stavolta te la metto più vicina. Ti vedo mistico, cosa stai pensando? Si è visto, non sapevo se mi avevi attaccato. Mi sono un po' incartato, prima ho messo la palla per tre volte nella stessa posizione, perché l'avevo sentita bene la prima e ho detto replico. Però stavo tirando sempre di più i remi in barca, perché non stavo più pensando a come farlo. E questo è un errore, secondo me, madornale, almeno per me. Quindi adesso cambio, mi metto un po' più a destra e cerco, ho messo la palla anche un po' più bassa, cerco una tacchettata, cioè tiro verso sinistra con un po' di ritorno. Il tacco slice alla Gigi. Sì, esatto. Sfrutto anche un po' di vento. Vedete una palla che parte quasi alle piante di sinistra a riaprire. Oh, bello. Ah, parte tanto! Sinistra, apri, apri, gira, apri, gira, apri, gira! Apre, apre, buona! Buona, si è aperta! Non la più bella, però commerciale! Bomba di ferro 6 a cercare un flyerone? Sì, perché ho preso proprio un'attaccata schifosa che non ha volato un granché. Tiro qua sopra questo pino con un bel ferro 6. Quasi da 7 da provare. Perché secondo me qua ne parte tanto di flyer, però... Allora, porca, bello, morbido. Ma fucilata, mi piace come ragioni. Vai che è dritta. Vai. Vola che buona. Vai. Schiva il bunker. Un rimbalzo l'ha fatto. Poi non tiro più fino a là. Sì. Vabbè, me la tengo, sta là. Qualche cosa ci inventiamo. Una mano per il birdie, te la do. Ci sta. Mi dai una mano per il birdie, vuol dire che devo imbucarlo io e tu mi aiuti? Sì, esatto, che io comunque sto da quelle parti e ci provo, ma, okay. Ma confidiamo decisamente più in te. Ti ringrazio, mettiamola così. Ti ringrazio. Tra l'altro ormai ho perso il conto, cos'è, la quinta volta che rifacciamo la buca? La troppe volte che faccio la buca, perché poi non si vede nel video, ma noi continuiamo a fare avanti e dietro col car, ormai la batteria è scarica. Ah, apriti. Si è appena appena chiusa. Apriti sesamo. Appena chiusa, vabbè. Green lontana, ma ci sta. E la tua palla ha rimbalzato, sì, per andare poi in bunker, però. Sì, decisamente. Bunker, durone, intanto stiamo giocando così tanto che le pozzanghere si stanno asciugando. E qui abbiamo uscita sul duro, salitella davanti, discesa per arrivare all'asta. È un colpo di quelli... interessanti. Qua sta tutto nel colpirla bene e sperare che vada dentro. No! L'impatto c'è, ma il duro
ha fatto la sua parte. Ah. Dai. Quasi ci vuole una bella ciuffa. A me è partito il bombolotto dal bunker, però insomma, qua falla rotolare, hai visto, sei praticamente dove ho pattato io prima. Vai, vai, stai su. Ha fatto il tuo stesso pad di prima, uguale, identico. No, stesso errorino. Che sì. Piega appena adesso. C'ho anche tirato a sinistra, ma non mi è partito di là. Si torna sul tee. GG. Sì? Invertiamo. Sì, sì, invertiamo. Dobbiamo cambiare qualcosa. Quindi mi sono messo dal lato sinistro. Tiro prima io, ho messo il tee alto, gli moglie tiro una bomba. Non me lo far dire. Non me lo far dire, ma è come se l'avessi detto. Benny, driving contest? Va bene, ci sto. Ci sta. Adesso mi stacco una vertebra. La vertebra di molfetta. Are you ready? I'm ready. Porca vacca! No, allora, devo fare qualcosa per alta stare era bravo, alta. Questo drive. Forte era forte, draw era draw. Vabbè, ma questo è irraggiungibile. E vale se ci arrivo là con due. Ti lascio giù il tee, a te, prego. Mi sono anche tolto il maglione per avere meno drag aerodinamica e tirar più forte. Guarda un po'. Dai, è la sesta volta che rifacciamo la buca, ci stava di aprire un attimo le valvole. Là! Bombolo! Partita a destra. Siccome regge, eh? Sì, non torna a sinistra. Forse perché c'è il vento di là. Appena appena raffettino a destra, però ce la teniamo. Però secondo me sono ancora cortissimo rispetto al tuo. B, hai preso secco le piante. Allora, già non sono proprio al centro della pista. Poi ogni volta continuo a prendere le piante e andare dalla parte opposta. Siamo sul tee della buca dopo, va bene. Però in realtà un po' di spazio c'è, c'è quel cavolo di alberone esattamente davanti. Quanto siamo? 162 metri. Adesso vi faccio un colpo a cercare l'asta da qua. Non ha senso, ma te lo faccio. Così, aggressive, ferro 5, quick slice? Sì. Lo sapevo io. Sì. Ti conosco troppo, vedo già dove ti stai puntando. Occhio che c'è il cartello. Prendere il cartello. Se mi parte bassa piglio il cartello. Sopra quella pianta lì ad aprire. E c'è! Tiger Woods, spostati! ...132 metri, vento contro, ferro 9. Bello, feidino dritto sull'asta. Dai. E dai? E dai? Urca, questa è dritta vera. Dai, e dai, è cascata a piombo sull'asta. Dai, adesso... Cioè qua o è sbagliata la forza, che comunque c'è 3 metri di grill. Perché da qua non si vede niente, però è cascata a... proprio a piombo. Dai, dai, no, dai, da ovunque sia, niente, la devo vedere grossa come un catino. Battelo in buco prima io. È lì l'asta. Siamo contro luce, non vedo un ciufolotto. Comunque, hai volato un pelino di green, va bene. Ma tanto ormai abbiamo capito che almeno uno deve tirare da fuori. Spesso non tutti non e siamo due. Ancora riusciti a prendere due green di fila? No, siamo, ma neanche credo due piste insieme. Molto bene. Molto bene. Siamo veramente pessimi. Tanto bello. Gran colpetto sotto, bello. La palla rotola. Ma non va. Ci è passata vicino, eh. Passata veramente vicino. Ma non basta. Ma ha preso giusto un attimo di spin. Il colpo era anche bello, ma è tornata indietro un po' troppo. Vabbè, allora. Qui facciamo le cose fatte per bene perché voglio avere il massimo delle possibilità di imbucare. Ah, guarda che è la sesta volta, se non ho contato male. Guardiamo da dietro. E questa un po' l'abbiamo già pattata questa linea, quindi... Sì, sei riuscito a sbagliare sia a destra che a sinistra. Sì, tu l'hai spinta troppo a destra, io l'ho fatta partire troppo a sinistra, insomma, bene era un'altra cosa. Sono su una piccola pendenzina. Il primo pezzo dovremmo andare giù appena appena a sinistra, ma è all'inizio. Dai, va. Decisi. Sì. Come on.
ma non gira. E non gira di là. In realtà ci è arrivata anche a giri contati, quasi non ci arrivava. Ma no, vabbè, era solo storta. Di Gigi, non si può tirar corti. Benny T. B, torniamo nella vecchia fattoria Yayao. Nota come le ombre sono molto più basse da quando abbiamo iniziato. No, più che altro è che fra un po' abbiamo finito la giornata, nel caso ripartiremo. Settima volta, settimo tentativo. Oh, dai! Ok. Bomba, dai. Finalmente. Buon drive. Ne ho sganciato uno. Oh, le, via. Allora, non so perché, ma ritorno a fare quello che facevo all'inizio, ovvero non penso a niente, guardo il centro della pista, ho messo la palla nel centro del tee, ormai non so più cosa fare. Benny, dobbiamo pigliare la pista, o almeno un paraggio di dove si può tirare al green, prendere sto cavolo di green e tirare sta cavolo di palla verso l'asta. È più importante prendere la pista, mettere la palla in asta o imbucare il terzo? Ecco, esatto, bravo. Questo mi sembra un'ottima domanda. Allora, dato che in questo periodo il mio grosso problema è far partire la palla dal tee, io mi focalizzo tanto sul tee, ma poi nella realtà quello che ha fatto i danni è che tiriamo... Colpa al green non è mai andato abbastanza vicino. Esatto, e l'unica volta che siamo andati più o meno in zona il putt è stato così così. Quindi in realtà... Primo colpo per mettere in gioco la palla, secondo colpo per mettere la palla in una condizione per cui si possa provare a tirare il birdie, e poi è il terzo che deve graffiare. Quindi tiriamo un cavolo di colpo facile. Butta una pallata là, poi ne mettiamo due in asta e aumenta le probabilità. Lì. Tiè. Anche leggero drop, pensa a te. Perfettolo. Forse è la prima volta che prendiamo tutte e due la pista, attenzione, adesso serve tutte e due il green vicino. E anche se dal raffetto questo è l'angolo migliore per poter prendere quell'asta là nascosta dietro al bunker. Questo è l'unico punto in cui non c'è il bunker davanti. Yes! Dai! Ruzzica, è buona. Ruzzica! Questa è buona, un po' di flyerino, poco spin, appena corta. Pena corta, però green. Benny, a te. Da quando ho tolto il maglioncino vado sempre all'ombra, anche quando sono in pista. Ho freddo, quindi te la devo mettere in asta. Allora, sei riuscito a prendere la pista? Io no, quindi ancora non siamo riusciti a prendere due piste nello stesso momento. Vediamo se riusciamo a prendere due green, però, che è quello che ci interessa di più. Apri. È partita dritta verso il centro del green, è lì, insomma. Conservativa, la chiamerei conservativa. È un colpo da far par, non da far birdie. Dai, bisogna tirare l'asta. B. Allora, centro del green, questo l'abbiamo già pattato. Questo patto l'abbiamo già pattato e il tuo patto l'abbiamo già pattato. Sì, ok, quindi la linea più o meno la conosciamo. Dai, ora è solo questione di sifonare stoppata da una dozzina di metri. Dai. B, toglimi l'imbarazzo di dover imbucare da quella distanza. Abbiamo due palle in green, te lo dico. Tanto due palle in green, che era la cosa più importante alla fine. La palla parte, è forte abbastanza. Gira adesso! Non gira. È rimasta proprio appena sopra. Nice try. A te. Questo putt l'abbiamo già tirato. È un po' come se fosse una specie di dorso di mulo. Se vai a sinistra, gira a sinistra. Se parte a destra, non torna. Quindi parte centrodestra, vien giù. Ecco. Mamma mia! Sette volte l'abbiamo dovuta rifare? Ok, io ho perso il conto. Non sembra. Ho idea. Sette volte. Alla fine quando siamo riusciti a farlo? Quando tutto sommato abbiamo tirato due drive accettabili, giocabili verso il green. Abbiamo tirato due palle sul green e poi a quel punto, qui non era proprio data. Però se continui a pattare pat così può avere un senso. Prima o poi entra anche. Guarda come la mente in una buca, diciamo, che ci metteva un pochino di pressione in più, perché delle quattro del rat trap è quella un pochino più da giocare. Vento contro, che ci ha mandato completamente ai matti, soprattutto all'inizio. Asta cattiva. Subito ci vogliono tante palle in più. Diciamo che nella prima... hai pescato un bel jolly tu, perché chissà. Però vabbè, noi ce lo otteniamo. Adesso il bello è il proseguo. Quindi ma sai che nella tricky me,
Secondo me abbiamo scavallato il punto difficile. Sì, beh, sì, sono d'accordo. Questa buca, vento, tutta... su quella. Nel frattempo dopo. Il problema è che è diventato buio qui. Le prossime due le faremo un altro giorno. E quindi rimaniamo anche noi così, con chissà. Beh, fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e soprattutto, secondo voi, quante volte dovreste rifare ogni buca del vostro campo o del rat trap prima di fare un colpo in meno del vostro par? Ci sta.